Yeah, just getting his watch now. Better see. This is the crew just sitting in the boathouse just before the race. It's about the only cool place they could find. Bei 1500 Metern ist die Bundesrepublik schon mal doppelt in die Führung gegangen vor Frankreich.
155, eccolo che la premiazione a questo equipaggio, al quale vediamo di voler rinnovare un applauso, e di 5.55 la premiazione è continuata da Gianluca, vicepresidente del comitato organizzatore del match, accompagnato dall'assessore regionale Provanzini. Ripetiamo i nomi di questi atleti, ai quali viene ora assegnata la medaglia di primo grado, Henley, cadoux-hudson, Lexon, Piediluco, in questa gara si è avuto un vento di 0,69 al secondo con un'angolazione di 55 gradi a favore. Ecco a questo equipaggio, oltre alle medaglie di primo grado, viene offerta anche una coppa messa in palio dalla regione Umbra. Tale coppa è un premio triennale che viene assegnata definitivamente a colui che si aggiudicherà la vittoria per tre volte anche non consecutive. Ecco, vediamo la coppa offerta dalla regione Umbria, viene consegnata al rappresentante della federazione. Per tre volte anche loro consecutive la vittoria. Sempre il leader dell'equipaggio del nostro britannico con un tempo di 5,50, in questo caso una gara interessante, molto ravvicinati i tempi lentamente l'equipaggio della Gran Bretagna. Vogliamo ripetere loro uno sportivo applauso. Ecco, portarsi al consiglio della premiazione, mentre effettuata da Gianluca, vicepresidente della...